che radio ti si mettono a ridere, anche se magari senza togliere niente alla trasmissione. Ho sentito i discorsi che mi ha fatto, capito? Quindi allora stavo pensando, c'è qualcuno come lui, che ascolta su queste o queste radio qua datate, si metterà a ridere sicuramente. Anch'io sto andando con la radio degli anni 2000, quindi ormai è obsoleta anche questo, no? Operatori, sicuramente. Vabbè, però io ho sempre stato dell'idea che, insomma, le radio quando sono a posto, anche una radio di 50 anni fa, vedo che queste si fanno tranquillamente, senza problemi. O tante che siano a posto. È vero o no, Fedele? Italia WC, MPH, il Z0 Hotel di Siradio. India 04, Whisky November 7. Ok. Va benissimo, allora, Whisky 4. Buongiorno, Italia Zelanda 4, Whisky November Quebec, ripeto, Italia Zelanda 4, Whisky November Quebec, operatore Vincenzo e trasmetto dalla provincia di Reggio Emilia. E rilancio subito alla IZ0 Hotel Whisky Radio Alberto, vai per te Alberto. Sì, tocca bere all'Eliseo, ma glieli dico io all'Eliseo, W4 Whisky Nancy Quebec, Vincenzo, ben sentito, 9:10, 9:15, non so bene che è in Perugia, al confine di Via Nord, al confine della Toscana, ben sentito per la prima, è quello che mi riguarda, ci sono volte, ti voglio sono migliorativo, non ho mai sentito, ben sentito Vincenzo, quindi ottimamente ricevuto, il Z0 Servizi Radio Alberto, qui dalla Bacchiderina, la località è San Gesino, ho capo lì per tutto il discorso, è fedele, ma sai, ti sei passato su quelle radio, io ho 61 anni, non è che sono, sono partito con 277 per l'HF, dico sinceramente la verità che tu mi hai sistemato il banco, ma ti sto parlando di, la patente l'ho presa nel 2005, stiamo parlando più o meno degli anni 90, primi anni 90, ormai su 277 senza valvole finali, qui a Sant'Ipocro, un laboratorio e da lì fu portato al Franco dove lui ha sistemato il tutto
Ma solamente di 45, gli 88 ti sto parlando, che ancora non è neanche patentato, eh. Se ci pari qua, si da una ditta di Bologna, che poi adesso sto raggiunto, hai fatica anche a provare a fare i quarti, poi mi ha detto il franco, addirittura a fare i quarti adesso qua sono stato di soldi, senta una volta. E anche quella roba là ormai mi c'è anche fatica a farle fare. E di conseguenza da lì poi ho spiccato il volo, col 277, però non era il B, era quello prima. E andava veramente molto bene. Ecco, ti dico un po' la storia, K lì, quindi sono passato anch'io insomma sulle valvole, e non ti dico che insomma ho una certa tendenza per quelle apparecchiature, eh. Allora Eliseo, getta zero, getti giù e lì per becche Zulu, il microfono a te, vai. Sì, bene, bene, allora ho ripreso con, ho cambiato apparato un'altra volta, ho ripreso con il giusto. Che saluto cordialmente, ben vestito, arriva con un segnalone, la radio è perfetta, va molto molto bene, ecco qua, e questo è il appunto l'ICOM 27002, apparato quasi militare, vedi? Veramente c'è un sistema, se tu apri la, diciamo il contenitore, addirittura c'ha nelle giunture c'ha degli O-ring, ma tu vedi come è fatto, ma l'avevano, era stato fatto credo per, diciamo, per la, per uso della protezione civile, l'avevano realizzato, non ha avuto successo, è stato stoppato perché forse è spazzato, rispetto a un'altra apparecchiatura di elettrica, e questo è proprio, come sta dicendo, c'è l'altoparlante frontale, c'è un audio meraviglioso, che riceve, e va molto bene, molto molto bene, ha apparato robustissimo, non scalda assolutamente perché c'è un dissipatore dei finali, ma fatto veramente bene. Bene, benissimo, benissimo, MPH la penso come te, se vieni qui da me e trovi tanto tanto vintage, io ho Drake, più che altro sono molto affezionato, ho gli Atlas 210, se no due, ne avevo tre, uno l'ho venduto, e tutto qui, dopo c'è quello che piace a te, Alberto, l'astro, il Cubic, l'astro 103 Cubic della Swan, quello che ha due manopole di UFO, ha due UFO, non è che c'ha in elettronica UFO, UFO AP, quello c'ha proprio due UFO, che poi sono due CPO, a permeabilità variabile, e notevole stabilità, perché va, devo dire, meravigliosamente quell'apparato lì, stavolta ve lo farò sentire, ogni tanto lo utilizzo, è un bel apparato. Anche lì c'è la linea completa, con l'alimentatore, l'USO esterno, cioè l'alimentatore suo, veramente molto molto bella. Quello in Italia ce n'erano pochi, perché all'epoca costava moltissimo, un apparato molto molto costoso. Bene, mi chiamo Mike, Fratelli Domi, Italia 16, Mike Papa Hotel, Italia Zelanda 0. Japan Zara e Niceo Gambio. Thank you.
Bene, qua dalla provincia di Reggio Emilia, comunque il mio indicativo è IZ4, noi Italia Whisky 4, Italia Zulu 4. Perfetto, dai, ascoltavo con attenzione la questione delle radio, per quanto riguarda, siamo tutti un po' appassionati, anch'io della radio un po' più datata così. Confermo che anch'io ho un vecchio 440 che lavora ottimamente bene. Io ho fatto sempre la dovuta manutenzione, la radio si presenta ancora come da vetrina. E poi in questo momento invece sto trasmettendo con un 870, sempre della Kenwood, e il microfono è un MC60, e questa è la mia condizione di lavoro, ok? E niente, allora dai, rilancio a Giulio, India Zulu 0, Golfo Quebec Zulu. Giulio, cortesemente, se mi potresti riportare la radio che stai trasmettendo, grazie. Attenti, Eliseo, ma non è Giulio, eh? Allora, Eliseo è Z0, Juliet. Quebec Zulu, JQZ. Eliseo, è sempre in provincia di Perugia. Ah, ok, allora chiedo scusa, avevo frainteso. Italia Zulu 0, Juliet Quebec Zulu. Allora, avanti per te. Sì, ok, ok. Bene, bene, benissimo, eh. Il senso mi sembra il nome. Ti ascolto perfettamente con un segnalone, Marrivi, 925. La radio ottima, veramente bene. Sì, stavamo parlando di vecchie radio e... prima ho iniziato il QSO con un autocostruito, poi sono passato all'FT7D che appunto c'è anche il carissimo Fedele che lui lo sta utilizzando e va molto bene, dico la verità. E poi ecco, accennavo allo Zan che in quanto è diventato astro cubic, è diventata non astro in apparato, è diventata cubic Klausmann negli ultimi 3-4 anni che è rimasta aperta, poi hanno cessato la produzione, erano passati a produzione per affari militari, poi hanno cessato. E l'ultimo apparato che avevano fatto radioamatoriale era questo astro 103, marcato cubic, ma nell'estremità c'è ancora disegnato il cigno della Svan, appunto. È un'ottima apparecchiatura, va veramente bene. Tecnologia come il JRC di costruzione, fatto veramente come deve essere un apparato radioamatoriale. Plastica ce n'è niente perché sono tutti apparati, c'è tutto rami e diciamo metalli allodinati eccetera, tutte le varie sezioni dell'apparato sono rigorosamente schermate, addirittura con dei coperchi, con delle viti eccetera, veramente molto molto bello, apparato che non ha mai dato il minimo problema, anche questo, come il Fox Tango sempre fatto. Bene Alberto, per quanto dicevi dei vecchi tempi, sì, erano veramente tempi bellissimi, quando ci si arrangiava un po' con quello che si trovava in giro, con poca spesa, molto divertimento. Bene, ritorno il Mike alla Italia Whisky 6, Mike Papotel, Fedele, riprendi, Italia Zelanda 0, Japan Gin Zara, cambia.
stato una whisky 8 Papa Tango, però poi l'ultima lettera non si è capito, almeno io non l'ho capito. Comunque la registrazione della portata ci sta. Poi ti facciamo subito intervenire qui, Va benissimo, tutto a posto qua. No, stamattina la propagazione ci accompagna un pochettino, dai. Con queste cose antiquariate qua pare che bombano, dai, vanno benissimo, ci accompagna il tempo a spingere. Tutto qui. Qui è il doppio 6, Mike Papa Hotel. Fedele il nome, trasmesso sempre da Guardia Greve. Provincia di Chieti, qua in Abruzzo, sotto i piedi della montagna, della maiera, del Procauto, di tutto. Anche vicino al mare, che non siamo tanto lontani dal mare. Quindi c'è l'imbarazzo di una scelta, quindi se fa caldo ce ne andiamo su, arriviamo in qualche suo al Procauto, se fa caldo, se è freddo ce ne scendiamo su dal mare. Dipende dalle condizioni climatiche. Ok, perfetto, dai, allora lo faccio venire subito avanti, anche se purtroppo dalla mia postazione non lo ascolto tanto bene, era un po' basso, confuso nel rumore. Da come dicevi, allora, Italia, whisky 8, Papa Tango, interrogazione avanti. Papa Tango Victor, Italia Whisky 8, Papa Tango Victor, operatore Francesco. In alto dal vento vediamo se lì risposta un pochettino, ma è lì c'è da zero, Hotel Whisky Radio, vai Alberto. Molto basso qui anche da me. E sinceramente anzi l'ho copiato anche un pochino peggio di te sicuramente. Comunque per seguito più 8, Papa Tango Victor, è la propagazione. Ma infatti comincia ad arrivare in orario, che è un po' strana la propagazione, Poi io vi saluto perché devo passare di là, che la signora sta rientro oggi pomeriggio a QRL, quindi devo purtroppo chiudere la trasmissione. E quindi con questo io vi saluto, veramente ha fatto piacere avervi collegato tutti quanti, con le dicevo, intanto ci sentiamo con il Fedele, è la prima volta che lo collego, spero di sentirti Fedele, e con te Vincenzo uguale. Saluto il collega delle W8, Papa Tango Victor, e trasmesso e passo in QRT il Z0 3 Whisky Radio Alberto qui dalla Val Tiberina. Adesso quando sento Franco gli mando un messaggio e glielo dico che c'è collegato Fedele, Così porto i saluti anche del Francesco lì da Palermo, a livello di curiosità. Quindi detto questo, ciao, buon pranzo a tutti quanti, io sto di girare, di giro per te. Eliseo, mi sta a te, a me mi tocca chiudere perché dopo qua signora se no mi tocca correre, capito? Che da Nicciarienti pomeridiani purtroppo tocca qua. Italia Zulu Zero, da Panze, Quebec e Zulu, qui termina, saluta, ringrazio Z0 Hotel Whisky Radio. Buona continuazione di giornata a tutti quanti. Bene, bene Alberto, saluto, ti saluto innanzitutto, ma anch'io devo seguire la tua strada, Anch'io. Più o meno c'ho lo stesso problema. Che vogliamo fare? E io diciamo siamo impiegati ma però io pensavo di riposarmi di più, ti dico la verità, invece è una corsa continua, Ma dico la mattina sveglia alle 6:30, porto il nipote a Perugia a scuola, poi rientro. C'ho un'altra nipotina al nido e poi il pomeriggio
ce ne abbiamo tre o quattro, fortuna che c'è anche la moglie, ma ti dico, lavoro continuo, veramente. Ma che vogliamo fare? Si fa anche con piacere, ma è un lavoro, alla fine. Va bene, bene così, è segno che ancora buon Dio ci dà la salute e siamo bene, questo è tutto. Benissimo, ciao Alberto carissimo, un saluto lì alla tua famiglia, ai tuoi cari, a risentirti, è sempre un piacere ascoltarti carissimo, ascoltarvi tutti, via. Ma ecco, con Alberto ci sentiamo spesso e ci siamo anche incontrati qualche volta. Grazie. Ok, e anche allora cari amici faccio salutarvi, saluto Francesco dai cari amici Osso, Papa Tango Victor mi sembra, se non sbaglio, Francesco qui da me arrivi con segnale di 4-5, la radio leggermente c'è QSB, ma ho compreso tutto, quello che dicevi, per cui io sto operando con il C7002, potenza dell'apparato, antenna di polo orizzontale e polarizzazione orizzontale 2PT high gain, lunga una quarantina di metri, questa in orizzontale. Bene, carissimi amici, allora un saluto cordialissimo a tutti, saluto te Fedele, carissimo, complimenti lì per l'FT7 che va veramente bene, tiello stretto, perché tanto quello se lo vuoi rompere gli devi dare quattro martellate, perché sennò tanto non lo rompi, te lo garantisco. Ciao, ciao carissimo, a risentirci. Bene, a questo punto rilancio il mic a te Fedele e a riascoltarti presto. Vai Fedele da Italia, Zelanda 0, Japan 5, felice, ciao ciao, a tutti, ciao. Va benissimo, sì Eliseo, il problema è che questo qui fa il lavoro della RAI che costa 5-6, non lo so, ho sentito 10-15 mila euro a radio, ripeto, non so che dirti, dai, non mi interessa, non c'è mai la radio, fa il lavoro di una radio che costa 10 mila euro. Saluto, grazie della compagnia sia te che Alberto e a risentirci, non dovete troppo, sono le facce delicate che non fai così, quando uno ha intenzione non è in ricerca, l'ICEA per noi non è una guerra, con i tempi e con le cose, quindi va bene così, l'importante è che c'è la salute. Ciao, a risentirci, saluto pure lì Francesco, IW8, Papa Tango Vittoria, sì, arrivi un po' tardi Francesco, però la colpa non è tua, evidentemente la colpa che ti ho detto non è stato io, ma quindi manteniamo un po' se riusciamo a fare un discorso qui. Da 4 whisky Napoli Quebec, non è certo di napoletano. Sì, ti confermo, Federico, ti confermo. Vivo in provincia di Reggio da un bel po' per questioni di lavoro, ma le origini sono appunto meridionali. Ma volevo chiedere una cosa alla Italia Whisky 8, Papa Tango Victor, che è ancora in ascolto, ma ci ho copiato bene il nome Francesco, ma su qrz.com leggo Claudio, qual è il nome corretto? Allora, vediamo un po' se ci sta ancora ascoltando Italia Whisky 8, Papa Tango Victor da India Zulu 4, Whisky November Quebec. Allora, purtroppo, guarda, il segnale è peggiorato ulteriormente, per cui ti ascolto ancora più basso. Italia, Whisky 8,
Papa Tango Victor, però il nome sul QRZ.com è Claudio, è corretto? Io 8, no Whisky 8, tra l'altro l'ho ascoltato bene, io ero qua che ascoltavo un attimo. Italia Uniform 8, Papa Tango Victor, o K Vincenzo? Ah ok, questo è allora Italia Uniform 8, Papa Tango Victor, perfetto, dai, scusa allora, però purtroppo ripeto, è peggiorato ancora di più e quindi mi è ancora più difficile. Rilancio allora ancora a te, dai, Italia Uniform 8, Papa Tango Victor, vediamo ancora se sei. Negativo, purtroppo non ce l'ho più, non ce l'ho più. Allora vai, perché chiedere? Sta parlando. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Ciao, ciao Alberto, ciao Emilio.